La tradizione del gioco della bala risale a molti anni fa. Si è sempre giocato in strade o piazze, solo successivamente sono arrivati dei veri e propri campi chiamati Sferisteri. Questo è il nostro campo dai primi anni Ottanta, dove era stata istituita l'associazione Ferragosto Sabio Sopra, che organizza tutti gli anni una festa con un annesso torneo riservato ai soli residenti di Sabio Chiese. Usiamo da quegli anni questa pallina, la pallina da tennis senza pelo. E mentre negli anni '40 o anche prima ho una pallina storica, è una pallina in cuoio cucita eh, a mano con all'interno delle crine di cavallo. Con questa pallina eh, si usava un tamburello chiamato Creela, dove il battitore la lanciava sul tamburo per farla rimbalzare per poter fare la battuta iniziale del gioco. Si giocava prevalentemente al volo, la pallina era molto dura e faceva veramente male alle mani, mentre questa è un po' più dolce con noi giocatori. Siamo nella via San Martino, Sabbio Sopra, dove per me è cominciato tutto. Eh, abbiamo coltivato questa passione lungo questa strada. Io sono classe 81, per me è cominciato, penso, nell'86-87 a giocare qua, in questa strada a sabbia sopra e il gioco a lungo giocavano qui, andare su di qui, mentre invece Notre Dame pare tra volte che un diciamo, letto giocavano anche a Mantel, era un quadro che buttavano la palla da una parte e la facevano andare dall'altra e quello giocavano là dove giocano adesso, perché non potevano, c'era la strada stretta dopo col tempo hanno buttato giù le case, adesso io ne ho 74, però quando ero ragazzino vedevo i giovani che andavano per il fieno con il rastrello, lo giravano, finito di girarlo venivano giù, facevano la partita, poi andavano di nuovo a, a mucchiare. Dopo magari si trovavano allo stadio e facevano festa, un litro di vino, bevevano tutti. E dopo hanno lasciato perdere quella lì perché dopo hanno iniziato il lavoro. Quando avevano il sabato e la domenica, invece di stare lì a giocare a palla, preferivano andare al lago, che giocavano un po' i ragazzini. Allora i ragazzini un po', anch'io giocavo qualche volta. Andavamo giù al fiume, si faceva il bagno, giù al fiume, si veniva su, si giocava a palla, si faceva fuori l'aranciata. Erano quelle bustine che facevano con l'acqua, usavano l'acqua, un litro di acqua con la bustina, con un goccino di, di sugoli di, 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 di aranciata, la mescolavamo, costava 10 lire. E si giocava per quella Se andava sulla pallina sul terrazzo, ci voleva del tempo prima che te la, te la, ri, te la ridavi di nuovo. Né? Insomma c'erano anche una volta gli stessi problemi. L'unica cosa che a loro c'era erano che tutte le porte erano aperte. Allora se, te, se a te la pallina entrava dentro, per esempio, in quella casa lì dove ci sono quelle arcate lì, andava dentro lì, la porta era aperta, andavi dentro, andavi a prendere la pallina. Così come di qui, o lì a casa mia, era così. Adesso invece ci sono su tutte le chiavi, purtroppo è così. Io sono Beppe, oggi sono ospite degli amici di Sabio Chiesa, ospite perché io vivo in un paese, in un paesino molto più piccolo di sabbio, per intenderci un centinaio di anime, un bel prato in pratica alta. E sono nato e cresciuto lì, eh, fino ai miei vent'anni, dai miei 12-13 anni fino ai miei vent'anni. Quasi tutte le sere d'estate, nei weekend, eh, si giocava a bala, era una cosa che mi piaceva tantissimo. Poi per uh, lavoro e scelte di vita per una quindicina d'anni sono stato lontano dal mio paese. Fino a quando ormai quattro anni fa ho deciso di, di tornare. E una delle cose che non ho ritrovato <ride> è stato proprio il, il gioco tradizionale della bala, un gioco che a livello di origine si perdeva nella memoria delle persone più anziane del paese, già quando ero bambino io. Io tracce scritte non ho trovato, però stiamo parlando sicuramente di una tradizione antichissima. E questa cosa mi mancava, quindi con un gruppo di amici, quasi per scherzo, abbiamo deciso di provare a ricominciare a giocare, magari coinvolgere qualche giovane. Quindi hanno iniziato anche loro a venire a giocare a Belprato. Poi si è avvicinata altra gente per altre ragioni, fra cui anche gli amici di sabbio, che hanno difficoltà a trovare un campo in piazza per giocare. Ogni anno il torneo si svolge tra feroce tifo, agonismo e eh, sfottò di turno. Eh. È molto sentito, molto acceso, c'è anche una buona partecipazione di pubblico sempre che si raduna al pomeriggio per vedere le partite e la sera nella piazzetta eh, dove allestiamo uno stand gastronomico con la musica per fare una festa in compagnia e continuare gli sfottò e, e la sana rivalità che c'è sempre no? sapendo che poi il giorno dopo ti ritrovi di nuovo sul campo fino al giorno di ferragosto dove si svolgeranno le finali. Abbiamo fatto altri tornei, abbiamo fatto, di cui provinciali, eh, poi nel 2009 ci hanno contattato quelli della Liguria e abbiamo cominciato a intraprendere un altro percorso ancora più ampio. Abbiamo fatto diversi anni di campionato italiano con ragazzi de, della Liguria, del Piemonte, della Toscana. Sono stati anni soddisfacenti perché abbiamo portato a casa molte vittorie. Eravamo un bel gruppo sempre, eravamo. e in più, in quegli anni lì, nel 2012, sono stato anche convocato dalla nazionale andare a giocare in Spagna, dove utilizzavamo questa pallina invece che questa, che solita giocare per noi in queste strade o comunque anche negli sferi steri. Nel 2009, eh, quando abbiamo intrapreso quel circuito lì di campionato eh, italiano, abbiamo anche fondato la nostra società. GS Palla Elastica. Nel 2009, quando abbiamo cominciato a intraprendere questa realtà, che ci avevano contattato i ragazzi della Liguria. Ci siamo iscritti al CONI, ci siamo iscritti, ci ha fatto conoscere realtà come andare a giocare in Piemonte a Casale Monferrato, andare in Liguria a Pieve di Teco, andando in Toscana a Vallico oppure anche su a, dagli amici di, di Antoniano di Pieve del Tosco, alla fine poi siamo, ci siamo sbilanciati, siamo anche andati a far conoscere il nostro sport a Gemona, in Friuli, a Belluno, a Farra di Mel. Oltre che qui a Sabio Chiese, dove, dove abito io, si, si gioca molto volentieri anche fuori in Valtrompia dai, dai nostri compaesani, diciamo, cugini di Brione, oppure qua nella nostra valle ci sono paesi ancora dove si gioca tipo Sant'Andrea, Agnosine, Bione preseglie su nelle, nelle pertiche dai, dagli amici di Belprato, di Vemmo. Ci sono ancora parecchi giocatori, anzi forse ne abbiamo riscoperti altri eh, sbilanciandoci noi, andando su e, far, e coinvolgendoli anche a fare i tornei che vi dicevo prima in, in, in Toscana e in Liguria. Il Marchi Giovanni era quello che, che, che tenevo su tutto. E il Giovanni era il giocatore più forte qua nella valle diciamo. di eh, essere. Dopo che quando partivano di qui, che andavano a Gussago a giocare, andavano col carretto. Allora partivano col carretto, qualche d'uno in bicicletta. E andavano giù là. Se riuscivano a trovare delle squadre che potevano combattere con loro, arrivavano in finale a Trimerti, facevano una partita o due. Poi dopo dovevo tornare a casa perché li buttavano fuori subito. Qui diciamo nell'81 che è iniziato il Ferro Augusto. Il Ferro Augusto è iniziato nell'81 81 un gruppo di, di il Bordiga Primo, Guerino, Rinaldo che era vice sindaco e, e così via, siccome che la festa di Sabio Sopra al 15 di agosto era sentita da tutti, e qui mi ricordo che qui nella strada, quei così, mettevano le, eh, i tavoli, le, qui all'osteria, qui e quella fuori là in fondo, e facevano festa proprio, perché il lavoro non c'era c'era soltanto la campagna e allora quando c'era da fare festa non c'era né fieno né, né niente, facevano festo. L'Ales, eh, te eh, e così via, come dico, i ragazzi che giocano adesso che erano i ragazzi di 40 anni, non diciamo i ragazzi di 10, 15, 20 anni, i ragazzi di 40 anni, che allora erano ragazzi, sono quelli che, che stanno ancora portando avanti la festa qui a Sampio Sopra. Eh, abbiamo restaurato nel corso degli anni una chiesetta, la nostra chiesetta qua, eh, che si affaccia sul, sul campo. I banchi nuovi è stata la festa a, a portarli a, a offrirli ha offerto i banchi, ha offerto le, 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 le via crucis, ha offerto le porte e poi dopo con la festa abbiamo ra racimolato quel, quel tanto che occorreva per sistemare la, la chiesetta eh, che è stato il terremoto del 2004. Ci troviamo nella chiesa di San Martino di Sabio Sopra, piccola frazione del, del comune di Sabio Chiesa questa chiesa che si sta rivelando ultimamente anche fonte molto ricca di tesori che sono rimasti nascosti per tanti anni e che è stata, si sta recuperando adesso grazie anche al contributo e alla passione dei, dei ragazzi del gruppo del Palle elastica di Sabio Chiesa. Siamo qui nella chiesa di San Martino, antica chiesa della comunità di Sabio Sopra. Che pur facendo riferimento al comune di Sabio aveva una sua identità, una identità precisa. San Martino viene come patrono, origine monastica, perché c'era il territorio e probabilmente i monaci arrivano presto a dare indicazioni. Il politico scoperto pochi anni fa è una delle pochissime testimonianze, ce ne sono tre in tutto il bresciano: di costruzioni di altari in muratura dipinti che sono rimasti. Questa è l'antichità della Chiesa. Vuol dire che qui sono passati artisti, li hanno chiamati, non è che si sono fermati, vuol dire che c'era il gusto di voler le opere importanti, vuol dire che hanno lavorato dei maestri grandi. Quindi vuol dire che bisogna mantenere queste cose, vuol dire che bisogna conservarle. Vuol dire che un nucleo che sente queste cose ha una sua identità, vuol dire che la bellezza deve far gioia dello spirito e la bellezza gioia dello spirito fa intelligenza, l'intelligenza fa vivere meglio la vita e in questo senso anche le tradizioni sp sportive come il gioco della palla elastica che è un gioco antico che facevano nell'Ottocento in moltissime di, queste, di questi paesi. Ma il fatto che sia rimasto a sabio vuol dire che al di là di quello che si scrive, l'animo umano ha scritto la tradizione di Et dentro e la mantiene, e quindi si coniuga una forma di diletto che presuppone capacità del corpo, ma che presuppone anche intelligenza e che dà anche frutti per la comunità. Noi ragazzi appartenenti ai gruppi Fragosto Sabio sopra e GS Palla Elastica siamo molto uniti e siamo un gruppo fantastico, lasciatemelo dire perché Spendiamo parecchio tempo del nostro tempo libero, delle nostre ferie, per organizzare la festa, il gioco, il torneo, allestire il campo. E tutti gli anni ci diamo un grande affare, siamo una società terra-terra, diciamo, non, è, non siamo una società come può essere una società sportiva legata al mondo del calcio, della pallavolo. Siamo semplicemente dei ragazzi che si ritrovano in strada, al bar, a fare delle discussioni, a vedere come organizzare, come migliorare e come coinvolgere altre persone, bambini, ragazzi, anziani, per tenere viva la tradizione del gioco della bala che io l'ho sempre vista qua e sempre dovrà continuare a esserci. La bala dopo è come adesso, se non ci sono i giovani. Che, fanno, che vanno a, a, avanti a giocare e che fanno qualche partito in mezzo alle case, visto che la gente de, che c'è nelle case ne, e, lì nella strada non vogliono proprio hanno un po' di, 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 di difficoltà a farli giocare. Perché i ragazzi quando finite le scuole si mettono a giocare nella strada, e la gente. E stancano non c'è non ci sono santi e dei stancano i ragazzi perché da, sono dalla mattina fino alla sera perché hanno tempo io ero ero ancora un bambino quando ho cominciato devo ringraziare gli adulti che mi portavano in giro a giocare mi insegnavano il gioco i valori le tradizioni e adesso è una ruota e si sta girando la cosa e, e dobbiamo cercare di coinvolgere altri bambini. Oggi è più difficile per via che è un po' più complicato riuscire a giocare nelle strade e i bambini hanno altri interessi che magari una volta noi. Giocare in strada era consuetudine, adesso bisogna un po' più forzarli magari, però non bisogna lasciare morire queste tradizioni. Personalmente a me, come a molti del mio gruppo, quello che più interessa, al di là del lato agonistico, è, è la parte di aggregazione, del fare piazza, del ritrovarsi. Perché crediamo che diciamo, questa politica ora molto in voga del distanziamento sociale in realtà viene da ben prima. Eh, I giovani sono sempre più persi fra il virtuale, il consumo e qualcosa di genuino come la bala può aiutarli a fare qualcosa di sano, stare insieme, fare movimento, fare socialità, eh, creare tessuti. Se non vi mettete a far giocare i ragazzi è finita, perché voi avete una certa età. Io, della mia età non parliamo neanche, ma della vostra età che incominciate a avere sui 40, 41, 42 o okay, che anni, fra 5 o 6 anni non si gioca più. Perciò mettetevi di impegno voi per poter giocare, per fargli giocare i ragazzi. Il nodo centrale, come diceva prima il signor Bianchi, è quello di riuscire a avvicinare quanti più giovani possibile. E questo cercheremo a fare. Negli anni Ottanta, quando ero bambino io, il problema di riuscire a giocare è che il campo era sempre occupato dagli adulti e loro ci mandavano sempre in qualche vicolo a, a giocare. Oggi abbiamo il problema inverso, che è di riuscire a coinvolgere un po' più i bambini. Allora avevamo pensato quest di, proprio quest'anno di riuscire ad andare nelle scuole, avevamo già un impegno con l'assessore dello sport e con le maestre. Per andare a spiegare e raccontare il gioco, la tradizione del gioco, le regole e tutto. Alcuni bambini hanno già cominciato un po' a giocare e a giochicchiare tra loro. E purtroppo questa pandemia ha un po' bruciato tutti i piani che avevamo e, e avevamo un bel progetto, però è solo rimandato, non è assolutamente andato in fumo. E riusciremo a, a coinvolgerli, a fare il torneo, a riproporre il torneo dei bambini. Come era quando ero piccolo? Io avevamo i due tornei, quello degli adulti e quello dei bambini. Che purtroppo negli ultimi anni è sparito. E intanto, voi cosa avete da dire? Le regole le conoscete? Sì. sì. E quando fai il punto e superi tutto, com'è che si chiama? Passata. Passata. E se la prendi addosso? Fallo. Bene, spiegate bene le regole allora a tutti i vostri amici, in modo che la tradizione del gioco si tramandi sempre e non muoia mai.